Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Airbus precipitato, è stato il copilota, si è voluto suicidare. Terrorismo, Renzi stoppa la norma per il libero accesso ai PC. Tunisia, 23 arresti per l'attentato al Museo del Bardo. Il copilota voleva distruggere l'aereo, sarebbe stato lui, Andreas Lubitz, tedesco di 28 anni, chiuso nella cabina dopo essersi rifiutato di aprire la porta al comandante, ad azionare la perdita di quota dell'Airbus 320. Un'azione deliberata che ha fatto precipitare il volo Germanwings, a bordo del quale c'erano 144 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. La ricostruzione arriva dal procuratore di Marsiglia, Brice Robin, definendo ignoti i motivi del gesto. Il premier Matteo Renzi ha chiesto e ottenuto lo stralcio dal DL antiterrorismo all'esame della Camera, del passaggio che consente di frugare nel computer dei cittadini. La misura era stata annunciata dal ministro dell'Interno Alfano, è un tema delicato e importante, spiegano fonti del governo, che verrà affrontato in maniera più complessiva nel provvedimento sulle intercettazioni già in esame in commissione. Le autorità tunisine hanno arrestato 23 sospetti in relazione all'attentato sferrato la scorsa settimana al Museo del Bardo a Tunisi e costato la vita a 21 persone, tra cui 4 italiani. Lo rende noto il ministro degli interni, Najem Garsalli, spiegando che l'80% di questa cellula è stata smantellata. Tutti gli arrestati sono cittadini tunisini, ha spiegato il ministro, mentre restano latitanti un altro tunisino, 2 marocchini e un algerino. Il presidente della BCE difende l'euro e mette in riga i detrattori della moneta unica, ricordando che con l'euro si è ridotto lo spread dai 500 punti base in media dei 15 anni che hanno preceduto la sua introduzione e che l'euro non ha rallentato la crescita. Durante la sua audizione alla Camera, Mario Draghi ha inoltre sottolineato che vi sono segnali che la ripresa debole e disomogenea acquisti forza e stabilità. Viaggio negli USA per Papa Francesco, che il 23 settembre sarà alla Casa Bianca, ospite del presidente Barack Obama e della moglie Michelle. A renderlo noto un comunicato della White House. Durante la visita il presidente e il Papa continueranno il dialogo avviato in Vaticano nel marzo del 2014 su valori e impegni condivisi in tema di assistenza ai poveri e agli emarginati e di miglioramento delle opportunità economiche per tutti. Ma al centro del loro incontro ci saranno anche questioni come l'impegno per l'ambiente, la protezione delle minoranze religiose e la promozione della libertà religiosa nel mondo, come ancora l'accoglienza e l'integrazione di profughi e immigrati. Arriva in sala il 16 aprile Mia madre, il nuovo atteso film di Nanni Moretti. Protagonista Margherita Bui, che interpreta una regista in crisi tra carriera e vita privata. Nel cast, oltre allo stesso regista, c'è anche John Turturro. La pellicola, che arriva a 4 anni di distanza da Habemus Papam, è tra i titoli più papabili per il Festival di Cannes, dove potrebbe essere in gara, come già era accaduto, per La stanza del film.